ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Anche oggi, come vedete, abbiamo qua un bel pacchettino trasparente. Quest'oggi cercheremo di fare un video molto breve perché non vedo veramente l'ora di aprirlo. Questo pacchettino qua, come avete già capito, si tratta di un unboxing. In questo caso è un unboxing di uno store che, dove anche qua un'altra novità, ho deciso di provare su AliExpress. Ne avevo sentito parlare molto molto bene e si tratta dello store di Evershine. Allora, come tempistiche, questo è stato ordinato l'8 gennaio ed è arrivato oggi, quindi indicativamente oggi è il 28, esattamente 20 giorni anche questo, quindi non posso lamentarmi nemmeno della tempistica per l'arrivo di questa tela. Kit per Diamond Painting, quindi direi, io ho già tolto come sempre l'involucro, andiamo ad aprirlo. Allora, come sempre, cosa dobbiamo avere? La nostra tela. I diamantini. Eccoli qua. E, ta-da, un kit non proprio monotono, è un po' diverso dal solito. E questa cosa, devo dire la verità, non mi dispiace per nulla. Non c'è nient'altro. Allora, da cosa cominciamo? Dal kit? Sì, togliamocelo subito di mezzo. Ecco a voi il kit. Come ho detto l'altra volta, non vi avrei presentato tutti i kit, però questa volta voglio fare una piccola postilla perché invece del solito classico vassoietto verde, quelli dell'Evershine mi hanno mandato un vassoietto di quelli bianchi, anche un pochino più grandino, quindi non quelli classici piccolini verdi, ma un po' più grande. Unica pecca di questo vassoio è che non ha il beccuccio poi per quando voi andate a rimettere i diamantini che vi avanzano nei vasetti, però dai, si può fare lo stesso, insomma, è comunque un vassoio comodo sicuramente. Nota di merito, perché insomma, rispetto al classico kit, poi vabbè, le cose classiche, la collina, la pinzetta, mi hanno messo una puntina multiplacer, in questo caso mi hanno messo una punta da, dovrebbe essere un 7/8, se non 10, sì, siamo sugli 8-9. Una pennina trasparente invece che la classica pennina rosa glitterata con il questo gommino viene messo proprio all'inizio della penna e vi permette quando lavorate tante ore di non avere il calletto, quindi comunque dai, non è male, non posso lamentarmi di questa volta del kit, ma mettiamolo da parte. Diamantini, allora, in questo caso è stata una novità anche per me. Nei diamantini, come vedete, a colpo d'occhio direi proprio che non c'è la leggenda, abbiamo soltanto i diamantini, però io a questa cosa ero pronta perché avevo già visto degli unboxing di questo store e la leggenda non è che non c'è, in pratica loro i diamantini sono già separati con il codice e dovete solo mettere il simbolo della tela, quindi essendo già separati con il codice loro inseriscono già il quantitativo all'interno. E in realtà la leggenda non è che non c'è, non è qui, ma c'è sulla tela. Infatti la leggenda rispetto alle leggende delle altre tele è una leggenda un po' più ampia. Questo è quello che ho visto in altri unboxing, però questo è il mio, quindi è una cosa che devo scoprire io. Quindi facciamo così, questi sono i diamantini, ma li spostiamo e andiamo ad aprire la nostra tela. Allora, come al solito, che c'è da dire? Cioè, vedo già che c'è all'interno della tela c'è questo, quindi voi sapete che quando io vedo questo sono felice perché vuol dire che la tela sarà quantomeno in buone condizioni, se non ottime, poi bisogna anche capire quanta strada ha fatto. E altra caratteristica che non ho trovato nello store dell'altra volta, abbiamo una pellicola che avvolge la protettiva che avvolge il kit. Credetemi, è raro trovare queste accortezze, perciò bravi quelli dell'Evershine, insomma, tutto sommato. Togliamo la pellicola protettiva e andiamo a vedere se ci serve sempre il nostro fantomatico amico taglierino. Eccolo qua. Allora, come vi ho sempre detto, con delicatezza togliamo via lo scoccetto, che però fa un po' fatica, vediamo.
Sì, perché ne hanno messo quello un pochino spesso, lo scoccetto un po' spessino. Non mi fa impazzire, quindi vediamo se... Sì, è molto meglio andare così, con la mano. E voilà, l'abbiamo praticamente tolto. Spostiamo il taglierino e apriamo la teglia. Voilà. In questo caso, come nell'ultimo unboxing che vi ho presentato, ho scelto una tela 50x50. Allora, così a primo colpo, a prima vista, posso dire che la tela rispetto a quella di Sophie Beauty ha qualche inarcatura in più. Però dire che è danneggiata è tutta un'altra cosa, credetemi. Ho visto arrivare tele in condizioni veramente pessime. Qui la tela è in buone condizioni. Non posso dire ottime perché vedo qualche piccola grinzetta, ma vedete, qua c'era anche la pena, quindi poverino, la tela faceva anche fatica. Allora, andiamo all'immagine. Come vi ho detto, la caratteristica di questa casa, diciamo, di Eversheim è di avere la leggenda un pochino più ampia, cioè rispetto alle solite leggende, come vedete, abbiamo non solo la prima, la seconda e la terza colonna, ma abbiamo un'altra colonna. Nell'ultima colonna è proprio l'informazione che conferma il quantitativo dei diamantini. Vi faccio vedere, non so, per esempio, prendiamo una bustina di diamantini. Che ne so, questa qua. Allora, questa qua che codice ha? Dunque, codice 38 3804 e mi dice 423. Allora, cerchiamo un po' questo codice, vediamo se lo troviamo. Se per caso il regista lo vede, mi faccia qualche segnale di vita. Allora, il codice, beh, comunque la quantità dovrebbe essere un 423, quindi da qualche parte dovremmo trovare una quantità di 423. 423, sì, 423, vediamo se lo troviamo. 413, no. Comunque, vabbè, non lo trovo, sono tantissimi. Vi faccio notare che sono praticamente esattamente 400. No, non c'è il 423. Comunque, sono 45 colori. Ci sta, cioè dovrei stare qui a guardare meglio. Comunque, se non altro, possiamo dire che abbiamo i tre codici sulla bustina. Quindi sicuramente sulla leggenda saranno riportati i tre codici della bustina nelle tre colonne. Quindi 38, scusate, ci sono arrivata adesso, bastava cercare il 38, che però è il 38 è qua, e mi dice 38, ah, eccolo qua, 38, e mi dice 3804. Andiamo a vedere 38, 38, 3804. Ecco qua. Allora, pazzesco, per quello non trovavo la quantità. La quantità sarebbe, vedete, questa è la colonna delle quantità. Allora, per il numero 38, con codice DMC di 3084, 3000, scusatemi, 804, mi dice 359, ma loro me ne mettono in più, per cui io ne ho 423. Questo proprio è il numero di quadratini che ci sono qua dentro. Quindi, insomma, in pratica la leggenda loro la stampano sulla tela. Comunque molto utile perché tutti i colori sono già divisi e già ogni colore è contenuto nella sua bustina richiudibile a più chiudi. Se uno poi preferisce il vasetto, non fa altro che trasferire il tutto nel vasetto. Ma torniamo noi brevemente e stringiamo perché tendo a parlare abbastanza. Altra cosa che vedo che mi piace molto, hanno diviso la tela in 1, 2 e 3 sezioni. Quale sarà l'immagine? Da dove cominciamo? Da di qua o volete vederla di qua direttamente? Allora, intanto la scopriamo di qua così la vedete già. Allora, questa che viene chiamata Muppets in internet, è un'immagine che volevo da tanto tempo. È un'immagine a cui sono molto affezionata. È il primo quadro di cui mi sono innamorata e nonostante siano già passati 4 anni, è la prima volta che la compro. Però alla fine mi sono decisa. Addirittura è stato il primo video sul diamond painting che ho visto e c'era una signora del Canada e ha fatto praticamente proprio questo soggetto qua. E mentre la guardavo il video, proprio mi sono innamorata del soggetto. È sempre rimasto lì in un angoletto della mia memoria e dopo 4 anni mi sono decisa. Se sì, ho i tempi molto brevi. Ok,
Cominciamo con l'apertura della tela perché il regista si sta annoiando e mi fa strani cenni con la testa. Allora, prima fascia. Wow, ragazzi, i colori, io adoro le cose colorate. Non so se vedete questa punta di verde, verde mare, mi piace tantissimo. Apriamo la seconda fascia, che è la fascia centrale. Sì, questa volta voglio prima aprirlo tutto e poi commentare con voi la tela. Eccola qua. Guardate che carina che è questa bambolina, mi fa impazzire. Andiamo alla terza fascia. Ce la farà? Sì, ce l'ha fatta. Eccola qua, ragazzi. Allora, questa bambolina, che appunto viene definita Muppet in internet, ha la caratteristica di avere una serie di gomitoli sulla testa, come vedete, e dai gomitoli praticamente arrivano i fili che lei sta lavorando a maglia, vedete? Quindi ci sono proprio i ferri del lavoro, lei che sta sferruzzando con i gomitoli in testa. Ovviamente lo sferruzzamento è un'altra delle mie passioni, quindi è un altro dei motivi per cui mi sono appassionata a questo dipinto. Ha un viso che è dolcissimo e poi ha tutto un vestito un po' particolare con dei disegni, diciamo, molto variopinti. Ok, andiamo a vedere la tela. Allora, l'unica cosa di cui non sono contentissima sono queste linee che si notano, ma sono delle linee che hanno preso solo la plastica, quindi una volta che andremo a coprire con i diamantini, queste linee andranno a sparire in linea di massima. Questo è quello che spero, ma me ne intendo, insomma, di grinze sulla tela, e la grinza così sottile dovrebbe andare a sparire. Ma avviciniamoci ancora un pochino di più. I simboli sono molto molto chiari. Ecco, questa era una caratteristica di cui avevo già sentito parlare di Evershine. I simboli sono chiarissimi, nitidi, e la tela non è troppo pixelata, quindi l'immagine è molto chiara e le sfumature sono ben distinte. Quindi direi, ragazzi, così a primo colpo d'occhio, la tela mi piace un sacco. Allora, ricapitolando, intanto andiamo a chiudere la nostra tela. Come sempre, ricordatevi, accompagnate con una mano le varie strisce, premere, 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 e già così diamo la possibilità alla tela, che è stata rotolata fino adesso, di stendersi per benino. Procediamo con la seconda, premi, 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 e voilà. E anche questa dovrebbe essere di aiuto. E infine chiudiamo con la terza, premi, 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 e voilà. Ok, allora, che dire, Evershine approvato, mi piace. Come sempre, ricordatevi, kit per posizionamento diamantini. Non c'è la leggenda perché Evershine e i diamantini sono già preparati. Tela. E adesso è l'ora del divertimento. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!